Io sono un cuoco, faccio cucina milanese e ho la fortuna di farlo nella città più agricola d'Italia. Milano ha un parco agricolo di 47.300 ettari, in cui sono compresi 61 comuni e un sacco di cascine. I piatti che creo al ristorante li creo con prodotti di territorio, quindi scegliere un riso innanzitutto di qualità è come dare voce all'anima di Milano. La mia cucina è professionale, divertente, giocosa, è rispettosa dei prodotti, ma soprattutto è quello che in tutte le cucine ci dovrebbe essere quando si cucina. Ci deve essere allegria. Fuori dal Ratanà cercheremo di realizzare un orto didattico per fare dei laboratori con i bambini delle scuole. Ai bambini bisogna insegnare assolutamente quali sono il valore della natura, il valore agricolo, quali sono i tempi di semina, quali sono i tempi di raccolta, come si coltiva in maniera etica. Se Milano fosse un piatto, sarebbe sicuramente un piatto con all'interno del riso. Cerchiamo di immaginarcelo come un riso di tutti i colori, un soufflé gonfio e pronto a far uscire tutte le idee che i milanesi hanno per promuovere la città. Questa città a me ha dato tutto, ha dato un'infanzia serena, la famiglia, mi ha dato l'istruzione e adesso mi ha dato anche la possibilità di esprimermi nel mio ristorante in mezzo a questo bel contesto riqualificato della zona. Sono contento di poter vedere una parte della mia città trasformata e riqualificata in una maniera così bella.